Vi do il buongiorno a tutti e a tutte. Lascerei la parola al magnifico rettore Michele Bugliesi per un saluto e poi introdurrei l'ospite di oggi. Rettore. Grazie Marco, benvenuto Presidente, anzi direi bentornato. Ah, Sì, infatti. non è una presenza fisica, ma una presenza virtuale altrettanto significativa e importante. È sempre un piacere averla con noi, un onore, insomma, una persona della sua statura ha sempre molto da insegnare a noi e ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Tenevo a esserci perché questo tipo di incontri, questo tipo di momenti fanno parte di un percorso che abbiamo stimolato e voluto incentivare in questi anni, anche nel recente passato, negli ultimi anni del rettorato precedente, in cui abbiamo teso sempre ad estendere il perimetro delle nostre attività accademiche stricto sensu, per cercare il coinvolgimento sempre più pieno della comunità ampia per cui operiamo. Le università pubbliche in particolare devono mantenere alta questa consapevolezza del ruolo che hanno sia come istituzioni che perseguono la crescita culturale, il progresso scientifico, ma sempre più oggi anche in relazione al tema di cui parliamo. È importante che manteniamo il senso del nostro ruolo nelle comunità, al di là del perimetro accademico, al di là delle lezioni. La vita stessa universitaria acquisisce un suo senso pieno esattamente nel momento in cui trasferisce non solo conoscenze, trasferisce o fa crescere competenze e conoscenza, ma coinvolge in una rotondità di esperienza che fa crescere, oltre che dal punto di vista della conoscenza e delle competenze professionali che le nostre studentesse, i nostri studenti possono acquisire, fa crescere anche dal punto di vista personale. Questo penso che per l'università sia un compito altrettanto importante. Il tema di oggi, mi congratulo per la scelta e ringrazio i ragazzi e le ragazze dell'Associazione Rosmini per aver scelto il tema e per aver scelto un interlocutore così significativo per discuterlo, perché insomma, il tema della responsabilità riferita al concetto di dovere è un tema che attiene molto alla nostra professione, alla nostra deontologia professionale, che noi dobbiamo avere in mente sempre nel nostro modo di svolgere la nostra professione, anche nel modo di atteggiarsi verso la comunità studentesca alla cui crescita per l'appunto contribuiamo. Ahimè, non è un tema tanto importante quanto sì, insomma, oggetto e meritevole di una discussione perché insomma, il senso del dovere, cioè sul senso del dovere abbiamo un percorso, penso che abbastanza ampio e lungo da svolgere come società civile, forse più in alcuni contesti che in altri, perché ha vissuto in contesti negli Stati Uniti, nella cultura britannica, questo senso forse più marcato che da noi, quantomeno nella mia esperienza. Ed è importante riuscire a ritrovare quell'equilibrio, un equilibrio più centrato sul senso del dovere rispetto a quello che tutti hanno molto chiaro, che sono i propri diritti. Io mi fermo qua, ringrazio ancora i ragazzi, ringrazio il nostro ospite, lo ascolto molto, molto volentieri. Grazie Marco e lascio a te per introdurre il Presidente Violante. Allora, buongiorno ancora a tutte e a tutti, anche per chi si è appena collegato. Per me è un grande piacere introdurre la figura dell'onorevole professor Luciano Violante. Devo dire che qualsiasi mia presentazione purtroppo non può che essere parziale nel descrivere la sua figura, ma credo che due o tre informazioni siano comunque necessarie.
Spero di non aver fatto errori nella ricostruzione biografica, ma in caso mi correggerà il professore. L'onorevole Violante si laurea in giurisprudenza nel 1963 con lode di dignità di stampa presso l'Università degli Studi di Bari, collaborando con Renato Dell'Andro e Aldo Moro. Nel 1970 divenne libero docente, iniziò la carriera di professore universitario di diritto e procedura penale all'Università di Torino prima e poi per passare all'Università di Camerino, dove ha concluso la sua carriera nel 2009, ma non per questo ha concluso il suo magistero verso i giovani, e la testimonianza è oggi, ma anche se avete avuto modo di leggere i suoi libri, sono spesso rivolti appunto ai giovani. Nel frattempo, dal diciamo 1966, entra in magistratura, intraprende la carriera di giudice istruttore, di politico, che poi lo porterà ad essere presidente della Commissione parlamentare antimafia tra il 1992 e il 94, sapete tutti anni non facili, e presidente della Camera dei Deputati dal 1996 al 2001. È attualmente presidente onorario della Fondazione Italia Decide ed è presidente della Fondazione Leonardo. Vi voglio solo menzionare alcune delle sue pubblicazioni più significative, perché ovviamente la sua produzione scientifica è molto, molto lunga, e quindi magari ricordo anche quelle che sono in un certo senso anche più divulgative e accessibili. Ricordo Un mondo asimmetrico, Europa, Stati Uniti, Islam, pubblicato nel 2003, nel quale tratta i nuovi equilibri politici dopo l'11 settembre. Politica e menzogna, pubblicato nel 2013, molto interessante perché si discute il problema della menzogna e del mentire non solo da parte della politica, ma anche e soprattutto dell'accettazione, diciamo, dei cittadini di queste menzogne e delle conseguenze. Democrazia senza memoria, dove introduce il concetto di democrazia come un prodotto artificiale che deve essere, come ogni macchina, diciamo, continuamente ben mantenuta, oliata e revisionata, cioè non può essere data per scontata. E poi Il dovere di avere doveri, pubblicato per Einaudi nel 2017, che pone al centro del dibattito politico il tema del dovere e soprattutto della responsabilità. Il suo ultimo lavoro, che vi consiglio, è Colpire per primi, la lotta alla mafia spiegata ai giovani, Solferino 2019. Ecco, questo è un libro secondo me importante perché sottolinea come si parli molto di mafia, ma poco dell'attività di antimafia, o comunque si conoscono, giustamente, i grandi nomi, ma il libro in realtà mette in risalto come la storia dell'antimafia è anche una storia civile, civica, fatta non solo di grandi eroi, è una storia in cui l'educazione riveste un ruolo fondamentale. A me piace sottolineare, soprattutto a voi studenti, il ricordo che l'onorevole fa in questo libro di tanti giovani giornalisti che hanno perso la vita per la verità. Mi riferisco ad esempio a Cosimo Cristina, 24 anni, Giovanni Spampinato, 25, Giancarlo Siani, 26 anni, insomma ragazzi che potrebbero essere vostri coetanei e essere studenti universitari. Ecco, io adesso mi sono dilungato fin troppo e vorrei ringraziare l'onorevole da parte dell'Associazione Studentesca Antonio Rosmini e da parte dell'Università Ca' Foscari, e lascerei spazio direttamente alle domande degli studenti e delle studentesse. In questo caso ci sarà Paolo Pietro che farà da mediatore per questo tipo di domande. Grazie ancora per essere qua con noi, Presidente. E grazie. Per ringraziare il magnifico rettore, ringraziare lei. Mi dispiace il tempo che lei ha perso nel leggere queste cose, la ringrazio moltissimo, altrimenti le sono grato, ma insomma immagino che abbia investito molta parte del suo tempo. È stato un piacere. Questa è una doppia gratitudine e mi fa molto piacere avere rivisto il magnifico rettore. Prego Paolo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, da parte di tutti i soci dell'Associazione Rosmini, voglio ringraziare l'onorevole sia per la sua grande disponibilità nel cercare di svolgere questo dialogo, anche se in questa modalità non voluta, ma anche per la sua amicizia, che forse probabilmente ignota lui, che si è formata nella preparazione di questo incontro. Ringrazio anche il magnifico rettore per i suoi saluti ed il professore Sgarbi per il suo grande impegno ed aiuto. Come associazione abbiamo pensato a questo titolo, Contro il nichilismo, la
la questione umana nell'età contemporanea a seguito di tanti dialoghi e discussioni che emergevano soprattutto dalla quotidianità, dal nostro vivere la vita universitaria e dalla nostalgia di un protagonismo perso. Abbiamo quindi pensato a tre temi da cui partire. Il primo è il nichilismo puro, anche a livello filosofico, ma più concreto anche socio-politico. Poi il rapporto tra i diritti e i doveri e per ultimo il ruolo dei giovani nella politica odierna. Parto con il primo tema. Ho due domande, una un po' più ampia, l'altra un po' più specifica, ma le chiedo una dopo l'altra. In un'intervista lei, onorevole Violante, ha definito così il nichilismo contemporaneo. Il nichilismo contemporaneo esprime l'assenza assoluta di ontologie e quindi l'anomia, la liberazione integrale rispetto alle norme di comportamento e ai valori di riferimento. Mette al bando i fatti e i valori. Il modello culturale libertario, insieme al consumismo di massa, produce un vuoto esistenziale che l'Occidente cerca di coprire o di mascherare attraverso la ricerca dell'emozione. La scrittrice polacca Olga Tokarczuk, invece, in un suo articolo che è stato sul Corriere del 3 aprile, parlando proprio del coronavirus e delle conseguenze sia del virus ma anche proprio del lockdown, diceva, cito, ci ha mostrato che la nostra frenetica mobilità mette in pericolo il mondo e ha evocato quella domanda che di rado abbiamo avuto il coraggio di porci. Che cosa cerchiamo davvero? Allora, secondo lei questa epidemia e la conseguente crisi economica potranno essere un punto di cambiamento? Una specie di allontanamento da quella tendenza verso il nulla che spesso ci sentiamo intorno ed addosso? E invece la seconda domanda è proprio su il nichilismo di natura socio-politica che si concretizza come sfiducia l'uno nei confronti dell'altro, ma anche verso le istituzioni sia nazionali, ma in Italia anche sovranazionali. Se secondo lei questo nichilismo sia stato e sia alimentato dalla pandemia e dall'incertezza per il futuro, o se piuttosto la necessità di collaborazione per combattere il virus abbia fatto sì che che tale sfiducia diminuisse. Grazie. Beh, ci vuole un corso per rispondere alle questioni che lei ha posto, perché non basta, però cerco naturalmente con... E mi scuso per la superficialità che in qualche modo diventa indispensabile in conversazioni di questo genere, quindi mi scuso. Ma ecco, comincio da quella più semplice, se mi permette, la questione del nichilismo oggi, la sfiducia. Beh, lei pone una questione importante, quella della fiducia. Che vita ha avuto la fiducia durante il periodo del nichilismo? Innanzitutto ci siamo scoperti tutti, ognuno di noi, impuro nei confronti dell'altro. La impurità è stata, da alcune forze politiche, da alcune espressioni culturali, disegnata come un confine, al di qua c'eravamo noi, al di là c'erano quelli che erano impuri. In genere l'immigrato, poi lo zingaro, poi c'è stato... sono stati altri tipi di impurità, l'ebreo, che è stato più volte perseguitato in Europa, adesso poi il nero e così via. Allora, prima l'impuro era quello che era un po' diverso, adesso l'impuro è stato l'altro come noi. E questo ci ha permesso, io spero, di riflettere su questa categoria terribile della impurità. La diversità è un valore, non è un elemento, perché la diversità è come dire, è il presupposto stesso della convivenza umana. La pandemia cosa ha fatto? Secondo me la pandemia ci ha fatto per un verso sentirci più attenti nei confronti dell'altro, più attenti anche in senso negativo, non positivo, ma il fatto di non vedere, non incontrare, non fisicamente toccare l'altro, vedere. Io credo che ci ha fatto anche riflettere su questo, su che cos'è l'altro. E a me ha molto colpito l'immagine del Papa solo in quell'enorme piazza durante le cerimonie pasquali, o solo
Insomma, quella solitudine era il fondamento simbolico di un altro modo di essere. Il simbolo è stato, rispetto al corpo, è stata la molteplicità, la moltitudine dei corpi. La moltitudine dei corpi ha espresso nella tradizione, insomma, esprime nella tradizione la partecipazione, l'essere con. No? E qui invece il corpo di un solo, nel vuoto, quel corpo non so se era presente il Venerdì Santo, si è visto il Papa, poi si è visto quel piccolo gruppo di detenuti distanziati che leggevano le loro riflessioni. Ebbene, lì c'è stata una carica enorme di rappresentanza. Nel senso, il corpo è stato il rappresentante di tante cose, della moltitudine, dell'altro, di ciò che non si poteva fare, non si poteva vedere, ma c'era. Quello che non si poteva vedere, ma c'era. Ecco, a me ha molto colpito, perché la questione del corpo è una questione che ha posto la pandemia. Il corpo non si può toccare, si può solo vedere. Distanziamento sociale tanto quanto, perché ho l'impressione che la generazione, un po' la sua, di Paolo Pietro, delle altre ragazze e ragazze che stanno ascoltando, in qualche modo il distanziamento sociale aveva già praticato attraverso l'uso intensivo dei social, no? Che sono forme di distanziamento, anzi di presa di distanza in qualche modo. Però questo distanziamento era diverso, a parte che non era scelta, era un'imposizione. E poi ha caratteristiche diverse, ma insomma voglio dire solo che non era una novità complessiva. Il lato poi è fiducia-sfiducia. Beh, la fiducia si ha quando c'è l'altro. Se tu pensi di essere, allora perché nichilismo? Nichilismo propone, no, un'idea dell'io che si sovrappone a tutto e a tutti come reazione anche al positivismo, all'idea del positivismo di interpretare il mondo come una somma di dati. Tutti quanti decifrabili, catalogabili, definibili, è come una serie di meccanismi di causa ed effetto. E il nichilismo sorge come reazione e pone l'individuo, l'io, cioè l'individuo, poi il nichilismo attivo, che è una forza preponderante che travolge, e il nichilismo passivo, che vuol dire assoggettarsi, essere assoggettato o assoggettarsi al contesto e alle circostanze. Ora, sulla fiducia volevo. Mi permetto di proporvi una cosa, un pensiero. Si fanno sempre indagini sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Ma non si è mai chiesto, ma le istituzioni hanno fiducia dei cittadini? Che la fiducia non esiste, non è un, come dire, un treno a senso unico. La fiducia reciproca non c'è. Che è quella, si chiama obbedienza, si chiama subalternità, si chiama soggezione, ma non è fiducia, è un'altra cosa. Qualche volta ipocrisia. E allora, innanzitutto, io credo che i paesi in genere, non solo l'Italia, ma ho seguito un po' le cose in Francia, in Germania, i cittadini sono stati abbastanza fiduciosi nei confronti hanno espresso partecipazione, hanno obbedito, tra virgolette, alle prescrizioni. E io credo che sia ora che adesso le istituzioni pubbliche restituiscano questa fiducia. Mi riferisco, per esempio, scusate, per la mia professione di giurista, ha un ordinamento giuridico che vuole controllare tutto, vuole intervenire su tutto, vuole sorvegliare tutto, vuole controllare tutto, vuole punire tutto. Io per studi miei giuridici sono penalista e il diritto penale sta vivendo la sua tragica stagione di sovranità, perché bisogna stare molto preoccupati e attenti quando il diritto penale, quando c'è troppo diritto penale in una società. Vuol dire che c'è troppa pena, vuol dire che c'è troppa divisione, c'è troppa lacerazione e c'è troppa imposizione. Vuol dire che non si ha fiducia nella persona che si autoregola. E naturalmente più diritto penale fai e meno la fiducia si autoregola, meno le persone si autoregolano, perché aspettano che l'altro gli dia la regola. Se non c'è la regola vuol dire che può fare quello che vuole. Non c'è un altro spazio regolatorio al di fuori della legge. Questo è il dato che produce la pervasività della legge. Allora, ecco, ho l'impressione che dovremmo cercare di mettere in piedi un ragionamento che riguarda politiche di fiducia. Proprio dopo la pandemia si parla di fase 3, no? Gli stati generali, questa roba qui, ma guardate, tutte queste cose avranno un successo limitato se non cambia la cultura.
non c'è nessuna svolta pratica senza una svolta teorica, qui mi riferisco a chi ne sa più di me queste cose. Non esiste un cambiamento senza un punto di riflessione, senza una teoria. E la teoria della fiducia, ho l'impressione che debba essere un punto sul quale occorre richiamare l'attenzione, non dei cittadini nei confronti delle istituzioni, ma delle istituzioni nei confronti dei cittadini. Per quanto riguarda la questione più generale, quella che ha posto, il problema della la tendenza verso il nulla, ma chiedo scusa, la prendo un po' alla lontana, un po' alta. È oggetto di riflessioni, non solo mie, ma di tanti, quella, le primissime pagine della Genesi, dove viene fuori che Dio ci ha messo 6 giorni a fare il mondo. Ma non poteva fare un momento solo. Che bisogna avere 6 giorni? Perché, essendo Dio, poteva fare immediatamente, no? Perché che cosa ci vuol dire quel passo della Genesi? Che in genere lo si racconta nei catechismi, no? Come cosa? Ma nei catechismi non solo cattolici, anche gli ebraici. Si racconta come un dato della potenza di Dio. Ma quella è un'altra cosa, perché la potenza di Dio dice no, fa il logos, una parola e cambia tutto. Invece no. Il primo è la fatica dell'azione, la fatica umana dell'azione. Come diceva Capograssi, il cambiare dalla inanità all'azione, la terribile fatica dell'inizio di qualcosa, no? Quanto è faticoso cominciare, passare dallo stato di inanità a uno stato invece di movimento. E poi ci vuol dire forse cosa c'è prima, io qui ho ripreso. Cosa c'è? Dice, la terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso. Cioè c'è il nulla. Dio fa questa fatica, nel racconto della Genesi, questa fatica lunga, di 6 giorni. Ha finito? Cioè è tutto a posto? La nostra funzione nel mondo è qual è? Di vivere questa vita, in che senso? Lo chiedo perché, lo dico perché, scusate se entro in questi campi, insomma, il patto, il Gesù sulla terra, queste cose, che cosa significano? Insomma, che c'è il senso della vita è dare una mano, insomma, a sconfiggere il male, scusate l'espressione un po' eccessiva forse. Nel senso, la partita si è chiusa, la partita tra bene e male è finita. Abbiamo deciso, hanno vinto i nostri, io amo i western, quindi arriva il 7° Cavalleggeri, risolto tutto. C'è più bisogno di nulla. È così? C'è più bisogno di nulla? Avevo letto una pagina, non mi ricordo adesso di chi, di qualche studioso a quale qualcuno chiedeva, ma lei crede in Dio? Ma io sì, però spero che Dio creda in me, nel senso che spero che ci sia un patto. Allora, il senso della vita, secondo me, è contribuire a questo patto, contribuire con i nostri comportamenti, le azioni, le scelte che facciamo. Allora, il nulla, non so se andiamo verso il nulla, ecco, io su questo sono un po' dubitoso, e riprendiamo il filone del nichilismo, no? Il problema è partecipare, altrimenti che senso avrebbe la vita? Insomma, se non c'è un impegno, uno sforzo, una fatica, un contribuire, ma non un contribuire nel senso di, come dire, di fare qualcosa, scrivere un libro, fare una lezione, ma contribuire nel senso più vasto e più ampio, attraverso la vita, il tipo di vita che fai, contribuire a questo messaggio. Allora, io credo che ogni circostanza che abbiamo davanti è un qualcosa che ci mette alla prova in questo senso. Cioè, stiamo contribuendo o non stiamo contribuendo a questo scontro tra ciò che è bene e ciò che è male, tra ciò che è costruzione e ciò che è distruzione, sostanzialmente, ciò che è nulla. Insomma, questo credo che questo tipo di riflessione ci ha messo in campo la vicenda del coronavirus, anche perché, insomma, l'idea che cosa è venuto fuori? L'idea che il progresso fosse un'appendice della locomotiva tecnico-economica. E poi il progresso è l'avanzamento del tecnico-economico. Ecco, in realtà tutto questo ci ha dato l'idea che tutto fosse certo, scritto, stabilito, governabile. La pandemia ci ha detto, vengono fuori cose non governabili.
in un'occasione di questo genere qualche tempo fa, mi chiedeva uno studente, una studentessa mi chiedeva, ma com'è che gli scienziati non sanno? E se guardate le pagine della Peste di Tucidide, nel secondo libro, lui dice, c'era la peste, in realtà poi si è scoperto che era tifo, non era peste. E quando c'è stata la peste che racconta Camus o la peste che racconta Manzoni, non sa bene se è peste, se è colera, se non si sa. Allora, noi non sappiamo tutto. Il problema del limite è emerso con grande forza in questo periodo. Ma scusa, la scienza è di per sé, si nutre del dubbio. Se non ha dubbio non è scienza. È mistica, è religione, è un'altra cosa, insomma, no? E il fatto che noi abbiamo contestato allo scienziato che non ci dava certezze, noi volevamo la certezza che non ce le dava. Perché se sei scienziato devi avere certezze, non è per nulla così. E allora questa vicenda, per tornare, ci ha posto anche in luce il problema del limite, di superare i confini della non conoscenza. Non tutto è conosciuto. Non solo, e l'ultimo punto su quale vorrei richiamare l'attenzione, è che è venuto in crisi l'idea titanica dell'uomo. L'uomo come soggetto estraneo e possessore di ciò che è fuori di sé. Possessore di ciò che è fuori di sé. E non parte della natura, ma estraneo e dominatore, che può far suo tutto ciò che è di fronte a lui. C'è Le Monde che ha fatto una serie di servizi sul femminicidio in Francia durante il coronavirus. La quantità di donne che sono state uccise, a volte per amore, virgolette, confondendo il possesso con l'amore. Quello era oggetto di possesso, contestava il possesso e lui lo chiamava amore, ma quello era un'altra cosa. Allora, il problema del possesso è uno dei temi di fondo della nostra società. Vogliamo possedere la persona, la cosa, l'oggetto. Ecco, amare vuol dire possedere, no, amare vuol dire rispettare. Vuol dire possedere. Le difficoltà della convivenza, anche perché sono state tante, tenga presente che altro è vivere una casa magari in due, di 100 metri quadri con un giardino, altro è vivere in una casa di 35 metri quadri, 4 metri quadri con due bambini piccoli, diciamo. E le disuguaglianze, pensate cosa ha voluto dire per chi aveva un telefonino con due figli che andavano a scuola, o i problemi di soldi per l'iPad, insomma, le disuguaglianze sono emerse con grande forza, altro che siamo tutti uguali, siamo stati tutti disuguali, perché l'uguaglianza dei ricchi si è vista, dei ricchi e dei benestanti, diciamo, si è vista con una chiarezza, erano tutti uguali perché tutti quanti stavano a casa. Ci chiedevamo come stai, bene, che faccio, studio, leggo, sì, cioè, faccio un po' di ginnastica, aspetto che passi, guardo i serial, le serie televisive, che serie hai visto da ultimo, questa, no, io ho visto quest'altra, questa è più bella, e così via, no? Vedere la serie insieme alla moglie o al marito, al compagno, è stato come leggere un romanzo insieme. I romanzi non si riescono a leggere insieme mai, no? Si leggono in modo separato. Ecco, le serie hanno questo fascino, che sono un racconto lungo che si può leggere insieme, e quindi alcune volte hanno cementato i rapporti, qualche volta magari no, ma qua spesso fanno le serie. E non piaceva uno soltanto le partner, ma insomma, quando piacevano entrambi le cose sono andate meglio. Quindi abbiamo scoperto tante cose. E infine la clausola cambierà tutto, non lo so, saremo diversi, non so, le profezie in genere non sono destinate ad avverarsi, ma non lo so se saremo uguali, saremo diversi. C'è Holbeck, il francese, che dice saremo tutti uguali, anzi siamo forse anche un po' peggio. Gli ottimisti dicono no, non lo so se saremo migliori o peggiori, non ho idea. Certo, se considereremo questo una parentesi, una visione parentetica di questi mesi, probabilmente saremo, non so, come primo, peggio di primo, diverso se facciamo una riflessione, se riflettiamo su questo, ne troviamo argomenti. Per esempio, tutti dicono avremo lo smart working, sarà una cosa bellissima, ma per chi sarà una cosa bellissima? Ma per la donna che esce di casa, grazie a Dio, per andare
al lavoro e si stacca, insomma, da una serie di incombenze che la nostra società continua ad affidarle, no? Stare in casa vuol dire che non solo devi guardare i figli, vedere che succede, vedere il marito, se vedere la spesa, se c'è il latte nel frigo, ma in più deve lavorare. Quindi non so se per tutti sarà una cosa gradevole. Mi dicevano alcune amiche, appunto, stiamo attenti perché quello può essere un elemento di ulteriore, come dire, subalternità, visto che la società in alcune fasce sociali concentra. Ecco, allora, persegue questo rapporto di subalternità uomo-donna. Quindi, vede, tante sono le cose che possono venire al pettine domani. E soprattutto una cosa, se mi permettete, noi stiamo facendo un sacco di debiti, il paese sta facendo un sacco di debiti, e sarete voi a pagare questi debiti, se no mica no, io non li pagherò, che io morirò prima. Vi siete posti il problema? Vi siete posti il problema di cosa voi, la vostra generazione, deve chiedere? Cominciate a pagare voi per primi, voi non dovete dire voi a noi, cominciate a pagarli. Perché altrimenti scarica sulle vostre spalle. Essere ragazzi vuol dire vivere nel futuro. I vecchi vivono nel presente, molto più spesso nel passato. Ma il coronavirus, che ci ha portato una valanga di soldi, che però dovremmo restituire in gran parte, e pone anche questa questione. Come vede, ci sono tante questioni che forse ci devono spingere a non considerare questa pandemia, una parentesi. Se lo facciamo, potremmo forse trarne qualche giovamento. Insomma, se non lo facciamo, credo che sì, le cose non andranno particolarmente bene. Scusate la lunghezza. Grazie. Passarsi verso il tema dei diritti e doveri, appunto noi, cioè il nostro filologico era questo di dire, anche a seguito della lettura dei suoi libri, che appunto immersi in un mondo in cui il nichilismo prevale, e che possiamo discutere, mettere in discussione anche questa premessa, ma se prendiamo per scontato il fatto che il nichilismo prevalga, allora i doveri vengono meno, nel senso che diventa sempre più difficile trovare il valore dei doveri e non solo scaricare tutto sui diritti. Per cui una domanda, sempre citando il suo testo, adesso cito proprio dal suo libro, lei dice: le democrazie si sviluppano attraverso l'affermazione dei diritti, ma si consolidano attraverso la pratica dei doveri. Altrimenti la lotta per i diritti si trasforma in una chiassosa rissa fra ceti, corporazioni, categorie professionali, non fa crescere la civiltà del paese. L'adempimento dei doveri deve essere sollecitato e richiede comunque un senso morale, un'etica della responsabilità, un'educazione al vivere sociale che non possono essere imposti dall'esterno, ma devono essere sentiti dagli stessi cittadini, per un civile vivere comune. Vorrei sottolineare proprio questo, anche parlandone con il professor Sgarbi, la parte in cui lei dice appunto che non può essere imposto dall'esterno, ma che deve venire da dentro lo stesso cittadino. E quindi, quanto è attuale in questa fase storica la lotta per i diritti? E dall'altra parte, come fare per rilanciare l'etica della responsabilità e quindi la pratica dei doveri? Grazie. Ma grazie, mi stavo chiedendo mentre lei parlava se ci sarà mai una lotta per i doveri. Non credo, francamente, la vedo difficile. Ma parto da un punto. In genere, se c'è qualcuno che studia giurisprudenza tra di voi, avrete letto e insegnato che sono i diritti, sono i doveri, i diritti sono un'altra fascia dei doveri e così via. Io vorrei proporvi un'altra interpretazione, nel senso che il dovere è frutto della comunità. Il diritto è frutto dell'individuo. Il dovere presuppone una comunità, perché presuppone che sia un altro, no? Se io dico che il diritto di strappare un frutto dall'albero, ma se dico che ho il dovere di rispettare quell'albero, e mi pongo nei confronti di un altro. E i doveri costituiscono, a mio avviso, la rete che tiene insieme la comunità, fondata sul rispetto reciproco, e poi dopo su questa rete nascono i diritti. I diritti senza doveri sono un'illusione.
i doveri senza diritti sono una tragedia, sono come la dittatura, quindi ci interessa la convivenza, ma la convivenza dell'individuo tra individuo e comunità vuol dire l'individuo nella comunità. Ecco, il problema della ricostruzione di comunità è una delle grandi questioni umane del nostro tempo. E guardate, le più grandi comunità sono state in genere i partiti politici, no? Che erano comunità orizzontali che sceglievano un capo, avevano un'etica della comunità, etiche diverse, ma che erano etiche. Adesso, se il partito è, come dire, una struttura, un piedistallo, con un leader solitario al centro, la comunità stessa scompare. L'idea del partito politico come comunità viene meno. Perché questo leader cosa fa? Distribuisce valori, no? Distribuisce comandi, distribuisce interviste, distribuisce scambi, baratti, e naturalmente sostituisce al principio di rappresentanza il principio di somiglianza. Cioè io innanzitutto cerco di far venire con me quelli che mi somigliano, che somigliano a me, e poi costruisco il rapporto con la società, non come rapporto in cui io vi rappresento, ma io vi somiglio. Io mi devo mettere la maglietta come del posto dove vado, se vado alla polizia, la maglia della polizia, se vado ai vigili urbani, eccetera. Se vado sulla spiaggia mi metto in mutande col gelato in mano, insomma, perché devo somigliare. Guardate che c'è una teoria dietro questo, non sono comportamenti stupidi, sono comportamenti che hanno alle spalle una costruzione teorica. La costruzione teorica è la dissoluzione della rappresentanza e la prevalenza della somiglianza. E in questo quadro, vedete, questo leader non può parlare di doveri, e deve parlare di diritti, di ambizioni, di desideri. E qui è in qualche modo agevolato da una teoria costituzionale che in questo momento, per fortuna, è in declino, perché io critico in quel libretto che lei ha citato. Il neocostituzionalismo, che praticamente ha tratto questa idea che compito del giurista costituzionalista è quello di tirare fuori i diritti anche quando non ci sono, nel senso, anche quando l'ordinamento giuridico non li riconosce, perché ci sono diritti che giustamente chiaro, vengono riconosciuti, non vengono costituiti dallo Stato, i diritti inderogabili, inviolabili, poi però ci sono dei diritti che vengono costituiti dallo Stato, dalla legge. La procreazione assistita è qualcosa che costituisce la legge, non è un diritto. Alcune modalità possono essere contestate sulla base dei diritti, ma insomma. Allora, che succede? Se io posso andare alla ricerca continua di diritti sulla base delle ambizioni o dei desideri, e siamo sicuri che questa è una procedura giusta. Naturalmente il discorso è molto pericoloso, perché questo vorrebbe dire ci sono soltanto i diritti che l'ordinamento riconosce, altrimenti no, non è così. Però c'è un rapporto tra desiderio, ambizione e diritto. La traduzione di ogni diritto e di ogni ambizione, desiderio in diritto ha un elemento che non funziona. Ha un fattore, come dire, di inesoribilità. I diritti non possono essere fasci inesoribili di pretese. Perché come dall'altra parte c'è qualcuno che deve portare. No. E questo come dà, quanto dà, e come si ricompone il rapporto società singolo, società cittadino, se il diritto è continuamente agitato, continuamente richiesto, senza una contemporanea relazione col dovere, coi doveri della comunità e coi doveri nella comunità. Ecco, io ho l'impressione, siccome siamo partiti dal nichilismo, che nel come dire, esaltare l'io, esaltare il soggetto che con volontà trasgressiva avanza nel contesto, avanza nella società e così via, si è in qualche modo come dire, non considerato nel modo giusto il valore della comunità. Io credo che dovremmo recuperarlo. L'università è una comunità,
noi adesso siamo una comunità, nel senso è un complesso di persone che sta impiegando una parte del suo tempo. Io penso che il magico rettore abbia tante cose da fare, lo ringrazio perché sta qui, ma sta in una comunità e parte di una comunità, ciascuno di noi è lo stesso, la comunità è essenziale. E io credo che questo è un tema che noi dobbiamo riproporre con un certo vigore, la ripresa della comunità, il che vuol dire non è solo stare insieme, ma avere relazioni reciproche. La comunità non è data, come dire, dalla piazza, è dalle relazioni tra le persone che stanno nella piazza. E in questo quadro viene fuori la questione dei doveri, perché se insieme si parla... voi parlate, io ascolto, io parlo, voi ascoltate, ci ascoltiamo di noi, rispettiamo le cose che ci diciamo. Ecco, quindi il senso, la questione della mia risposta, l'etica della responsabilità si lancia con la valorizzazione della comunità. Ho l'impressione che questo, e la comunità è dappertutto, che tutti i luoghi dove ci sia siano luoghi di comunità, cioè di relazione e di rispetto. Perché questo fa andare avanti. Guardate, qui dentro poi i diritti ci sono, e sia ben chiaro, qui dentro poi i diritti crescono in modo serio, non come pure dichiarazioni. Credo che in questo quadro, a proposito, io mi permetto di fare un'osservazione. Chi dice siamo tutti uguali, però questo molto spesso è un alibi. Vanno costruite politiche di uguaglianza. Dobbiamo diventare uguali. Perché abbiamo l'uguaglianza nella dignità. Abbiamo tutti pari dignità. Quindi tutti quanti abbiamo diritto al rispetto. Poi dobbiamo mettere politiche di uguaglianza. Di superare l'articolo 3 della Costituzione, la seconda parte, fa riferimento appunto all'abbattimento degli ostacoli. Ecco, questo è costruire uguaglianze. Credo che sia una delle grandi missioni che può darsi la democrazia nel mondo contemporaneo. E stanno esplodendo. Quello che è successo negli Stati Uniti, che cos'è? È l'assenza di politiche di uguaglianza nei confronti di alcuni altri. Lì, per tanti aspetti, per il tipo di cultura, che ha tanti aspetti positivi, qualche aspetto più criticabile. Però certamente lì sta emergendo una domanda di uguaglianza. Lì è nella dignità. E poi nei rapporti intersoggettivi. Ecco, mi pare che, tornando al dato di fondo, alla sua domanda io rispondo, cerchiamo di costruire comunità, dovunque ci sia, non soltanto come compresenza, che è una cosa diversa, come relazioni intersoggettive tra persone che si trovano in un certo momento, in un certo contesto unitario. La costruzione di queste relazioni, secondo me, fa emergere automaticamente il senso del dovere. E poi, quindi, poi i diritti che ciascuno può avere in quella comunità. Grazie. E, l'ultima domanda che ho fatto in queste due era il tema del ruolo dei giovani nella politica di oggi. E, una piccola premessa a tutto questa domanda, prima che emergessero queste proteste negli Stati Uniti, io sono nato negli Stati Uniti, sono cresciuto negli Stati Uniti, per cui ho una certa vicinanza a quello che succede, però appunto la domanda è che in questo momento di altissima tensione e difficoltà in Italia, ma evidentemente anche negli Stati Uniti in questa ultima settimana, si dilagherà per molto tempo, sembra che per fare politica una debba iscriversi del tutto ad una ideologia, e che queste diverse ideologie non solo hanno posizioni politiche diverse, ma corrispondono a due realtà completamente distinte, con fatti ed eventi diversi. E io aggiungo appunto la premessa che forse in questa settimana negli Stati Uniti c'è invece stata una risposta diversa, che era sovraideologica e che quindi... in un certo senso contraddice questa domanda, però non importa. Sembra quasi che per andare avanti sia necessaria una svolta nel nostro approccio alla realtà, dei fatti e dalle persone con opinioni diverse dalla nostra. Allora, noi giovani, cosa possiamo fare per sconfiggere questo ingorgo politico?
Ma guarda, i vecchi si sentono molto spesso chiedere a noi giovani cosa dobbiamo fare, pretendendo che i vecchi abbiano la ricetta, ve la consegnano e voi sapete cosa fare. Non è così. Noi possiamo dire cosa, anche perché vede, essere vecchi vuol dire avere una gabbia sulle spalle. Perché tutto quello che hai vissuto ti condiziona. Voi siete più liberi perché avete la strada davanti, io la strada ce l'ho dietro. E quindi bisogna stare sempre molto misurati, molto attenti. Esempio, qualcuno ogni tanto mi dice: ma tu perché non ti impegni attivamente in politica? Perché i vecchi in politica sono un disturbo, sono un fastidio, sono un intralcio, perché portano la loro visione, che è diversa da quella, come dire, da quella del contesto. Quindi in genere dà un fastidio, sono chiamati devono dare una mano, ma se non sono chiamati vuol dire che non sono tutti necessari e quindi possono benissimo stare da parte. Allora, io dico questo. Lei ha parlato di ideologia. L'ideologia è, come dire, una visione per la quale la realtà va strozzata, ridimensionata, segata, tagliata per farla entrare dentro uno schema. Altra cosa è l'idea. Vede, molto spesso quando si parla del mondo contemporaneo si dice il mondo della crisi delle ideologie. Ma guardi, non ho visto più ideologia di questo periodo. Tutte le vicende anti-immigrati, che cosa sono se non un prodotto ideologico? E così via per dire tante cose. Stiamo morendo di ideologie, siamo soffocati. E il problema è che mancano le idee, non è che manca l'ideologia. C'è il problema delle idee. E allora andiamo all'altro punto, se mi permette. La cultura politica, il pensiero politico. Non è che ci sia, dice, c'è una crisi della democrazia. Io non credo, credo che c'è una crisi del pensiero politico democratico. È la crisi del pensiero, perché la frantumazione della realtà in istanti, in somma di istanti, produce necessariamente l'appassimento del pensiero. Se io considero, vede, io vedo una cosa, bisogna porsi il problema: che ci faccio io nella storia? Ma non perché io uno deve essere, perché la storia è fatta dai comportamenti di ciascuno di noi, ma i miei comportamenti quali sono? La cosa vale molto, visto che lei pone il problema politico, per la politica. Un leader politico, quando non è solitario e narcisista, come molti sono, solitari e narcisisti, si pone il problema: ma la mia forza politica che ruolo ha nella storia di questo paese? Che deve fare? Come deve caratterizzare? Che idea deve avere del paese nel 2030, 2040, 2050? Non perché quello che dico si deve, quello che penso si deve realizzare, perché io spingo in una certa direzione, poi sono tanti fatti che condizioneranno, ma do una speranza. Vede, abbiamo ricordato i 2 giugno, l'altro giorno. Bene, i 2 giugno che cosa successe? Successero delle cose abbastanza nuove nel nostro paese. Gli italiani non sapevano cos'era una repubblica, anzi, non so, io sono meridionale di origine e da noi si diceva è una repubblica per dire un casino. Nelle campagne piemontesi ho scoperto la stessa cosa, è una repubblica, vuol dire che c'è un disordine. Allora, questi avevano questo condizionamento culturale. Sapevano cos'era una monarchia, non sapevano cos'era una repubblica, ma hanno votato la repubblica, facendo una scommessa sul futuro. E non è stata una cosa da poco. Lì, per la prima volta, il popolo scelse liberamente, nella storia d'Italia mai era accaduto. Popolo, donne e uomini, scelsero liberamente donne e uomini che li rappresentassero e costruissero il telaio dei valori che avrebbe guidato la loro vita futura, la vita del paese futuro. Ecco, questi aspetti, secondo me, vanno ripresi in mano, perché sono aspetti in cui i valori ideali hanno funzionato. E guardi che nelle battaglie che ci furono dopo il 48, abbiamo avuto gente che ha fatto la Resistenza, gente che ha fatto la Repubblica di Salò, gente che non ha fatto nulla, va bene, che però tutti misero in campo idee per il futuro, futuri diversi, eh? Però non è questo l'importante, i futuri non devono somigliare necessariamente, ma ci devono essere. Allora, voi ragazzi, credo, dovreste un po' coltivare questo aspetto, l'aspetto del futuro, cioè, ma vabbè, che tipo di Italia voglio vivere? Che cosa deve essere quest'Italia? E che tipo di Europa voglio vivere? Voglio non solo come ambizione, che cosa si può fare per... E poi, guardi, io credo che...
non so, credo che in genere questo non è soltanto, il cittadino esige poco dalla politica, cioè gli dà un voto e poi ne parla male per i 5 anni e poi dopo il 5° anno gli dà il voto e ne continua a riparlarne male. C'è un meccanismo come di deresponsabilizzazione profonda in questo. Il fatto non è non lo risolve questo problema, secondo me, la cosiddetta democrazia diretta. Perché? Perché alcuni istituti di democrazia diretta vanno benissimo, no? Penso al referendum abrogativo, così dare più peso alle proposte di iniziativa popolare, perfetta. Ma cosa vuol dire? Noi chiediamo che il cittadino debba sapere tutto della vita politica del comune, della provincia, della regione, dello Stato e debba decidere sulla base di queste conoscenze. E come fa? E da questo punto di vista bisogna stare attenti alla frode che a volte si nasconde dietro la democrazia diretta. Chi è l'interprete della domanda popolare? Bene, io sono preoccupato da questo. Noi abbiamo in corso un processo che può portare alla deparlamentarizzazione del sistema politico, cioè alla privazione della rappresentanza politica come asse di una democrazia, sostituendo la rappresentanza politica con il principio di somiglianza, come ho detto prima, per un verso, per altro verso azioni dirette suggerite e un pool ristretto di persone che dice qual è il significato di quelle azioni. Il divieto di mandato imperativo, no? Cioè l'istruzione del mandato imperativo che si è posto, cioè il fatto che noi abbiamo il divieto di mandato imperativo, cioè il cittadino non può essere l'eletto non può essere vincolato ad un mandato, no? In quanto eletto rappresenta la nazione, non rappresenta solo i suoi elettori. Quando si vuole introdurre questo concetto, porre il mandato imperativo, che vuol dire? Ci vuole qualcuno che interpreti il mandato, no? Come fai a interpretare? E chi lo fa questo? Lo fa il capo. L'oligarchia. Quindi, come vede, alcuni, e questo quindi si priva il Parlamento della sua capacità di rappresentanza generale. E soprattutto c'è un punto sul quale vi prego di riflettere: un'idea meccanica del Parlamento come luogo di votazione. Questa è una stupidaggine. Il Parlamento è un luogo di deliberazione soltanto, un luogo di incontro. Bene, l'unità nazionale si è costruita nel momento in cui in quell'aula entrarono quelli che avevano sparato i partigiani e quelli che sparavano i fascisti. E stavano lì. C'era l'operaio e l'imprenditore, c'era il contadino e il latifondista e sono stati costretti a parlarsi. Diversi, e poi l'unità si costruisce attraverso questa strada faticosa, ma si costruisce così. Ecco, io credo quindi che voi dovreste cercare di porre il problema di come, guardate, torno a un punto di prima, come si ricostruiscono le comunità diverse, di persone diverse, non di quelli che la pensano tutti allo stesso modo, l'echo chamber, queste non vanno bene. Però come mi pare che voi giovani, essendo quelli che vivrete, dovete porsi il problema in che mondo vivrete e cosa potete fare per decidere che questo mondo sia un certo tipo e l'altro. E secondo, costruire una cultura. Io vedo, guardate, come voi, voi fate queste cose, cose importanti, belle, lo so, però ci sono tante città italiane, ci sono gruppi di ragazzi come voi. Questo risulta a me, figuriamoci, sono voi tanti, figuriamoci quanti ce ne sono in giro. Tra qualche giorno devo fare una cosa di questo genere con un gruppo di persone della Puglia, della provincia di Taranto, che sono messi insieme, vogliono discutere e capire, così sono altri da altre parti. E allora c'è una domanda, una volontà. Allora il problema, questa domanda come viene presa, come rappresentata? Non so se attraverso queste piattaforme potete cominciare a prendere contatto con gli altri e a costruire un ragionamento. Il mondo delle sardine, come si è detto, no? Ci ha avuto l'esplosione, poi come in genere poi c'è stata la pandemia che ha bloccato tutto, ma a parte questo ho l'impressione che era un mondo che ha toccato con mano la difficoltà di organizzarsi, perché ha ritenuto l'organizzazione un punto puramente tecnico, chi fa il capo, chi telefona, chi fa. L'organizzazione è frutto di un disegno politico, è frutto di una piattaforma, di un'idea di cultura politica, dopo il che c'è l'organizzazione. L'organizzazione senza idea politica, è una macchina che serve a poco, devo dire, da questo punto di vista. Quindi, ecco, io credo, ripeto, senza avere la pretesa di dare ricette che non ho,
L'invito è quello a costruirsi una cultura politica e a costruire comunità. Persone che, e poi dopo c'è da far bene quello che si fa, innanzitutto, quello che si deve fare. Il senso del dovere, qui ci richiamava prima anche il professor Buglisi, è fare bene quello che si fa, cominciare di là. E poi, fatto bene quello che si fa, poi c'è l'altro, far bene anche il resto. Però partire da quello che si è, perché altrimenti diventa una continua fuga dall'esistente, il pensare all'altro continuamente. Capisco di essere questo discorso, non ho dato ricette, ma non ne ho qualche pensiero, ma nessuna ricetta. No, si figuri, grazie mille. E volevo chiedere se a Paolo aveva un'altra domanda. O... No. Io senza abusare troppo del suo tempo, vorrei farle tre domandine veloci, può riassumerle in una. Beh, innanzitutto mi sembra che il senso del suo intervento, che potrebbe essere poi anche il tema di un suo prossimo lavoro, fiducia, comunità e futuro, insomma queste tre parole chiave ruotano attorno al discorso che abbiamo fatto oggi. Io volevo chiederle un suggerimento, perché comunque ritengo che il valore dell'esperienza sia importante. Cioè, appunto, lei ha detto che il sistema fallisce quando si ingigantisce troppo il sistema penale, diciamo. E infatti una delle cose di cui abbiamo difficoltà, ma anche all'interno dell'università, ma anche non solo all'interno dell'università, è quella di educare al dovere senza per forza introdurre dei sistemi penali, ecco. Cioè, devi fare questo, altrimenti ti sanziono. Nella sua esperienza, quale sistema educativo ha visto funzionare? Questa è una domanda. L'altra domanda, che è più o meno connessa, è che al dovere solitamente si connette sempre un potere. Io appunto ho studiato Kant e dunque puoi. Mi chiedo se anche questa mancanza di dovere, cioè della capacità di riflettere sui doveri, è dovuta al fatto che la società inibisce un po' le capacità o le poteri che hanno anche i giovani. Quindi c'è questa fatica che lei ha detto all'azione, no? Ecco, volevo questa sua riflessione e poi alla fine volevo fare una domanda personale, ma dopo. Va bene, cerco di... Allora, innanzitutto, quale pedagogia? Guardi, io do molto valore alla persuasione, all'etica della persuasione, che vuol dire persuadere, ma anche essere disposti ad essere persuasi, non soltanto persuadere l'altro, ma essere disposti, altrimenti vuol dire che io sotto la verità e vedo un po' a seconda, no? Siccome sono educato, grado gentilmente, ma non è questa. L'etica della persuasione e l'etica della coercizione sono due etiche completamente diverse. Allora, credo che va messa in campo la persuasione, intesa come faticosa costruzione di unità di pensiero, di compatibilità di pensiero, trovando gli spazi di compatibilità tra pensieri diversi. Nella mia esperienza è questo. Guardi, a me è capitato, quando facevo il magistrato, ero giudice istruttore, come lei ha cortesemente ricordato, mi occupavo in particolare del terrorismo, prima nero, poi rosso, e dovetti interrogare un sacerdote, il quale, senza rendersi conto di quello che faceva, diciamo, consigliava qualche minuto, segnava qualche biglietto fuori a chi non doveva darlo, insomma. Lo prendeva da chi non doveva prenderlo e lo dava a chi non doveva darlo. E quindi l'avevo interrogato. E lui a un certo punto, alla fine di questo interrogatorio, che era un po' difficile, insomma, capire, non era semplice, anche perché lo interrogavo come testimone, non mi serviva un imputato, il problema non era l'imputazione, capire bene, anche perché sapevo che lui si rendesse conto di cosa conteneva davvero quel biglietto, al di là delle parole scritte. Comunque, quei biglietti. E lui mi disse, vedete, voi siete sempre alla ricerca dell'errore. E non vedete l'errore dell'altro. E non vi rendete conto dell'errore vostro.
perché voi giudici cosa fate? Inquisite, domandate, avete le certezze, chiedete e così via. E il problema è che voi non capite il peccato originale. Invece una lezione sul peccato originale, sul senso del limite, insomma, no? e sul tema dell'errore. L'etica della persuasione presuppone l'errore, che si può sbagliare. Posso sbagliare io, perché devo essere disponibile ad essere persuaso, sì, quindi ad avere una condizione sbagliata, devo essere con sé, e così l'altro. A me pare che l'etica della persuasione, perché sviluppa un'argomentazione, chi si sottrae l'etica della persuasione? La fiducia del ragionamento, vedete. E se non è chiaro, se non ho gli strumenti per misurarmi con l'altro, che faccio? Tipo di favolo, rifiuto. E allora a me pare che è la questione è questa qui, quella a puntare molto sull'etica della persuasione, che vuol dire l'etica dell'ascolto, ascoltare le ragioni dell'altro. Accade nei primi giorni di mia vita parlamentare che avevo vicino un parlamentare pugliese che era, si chiamava Sicolo, il quale era un sindacalista dei braccianti con una stazza fisica adeguata al ruolo, e ogni volta che parlava un democristiano gli urlava contro. Parlo dei primi 5 giorni, un missino, non vi dico che succedeva. E a un certo punto io cercavo di trattenerlo, ma era soltanto buona volontà, era più abituato, come dire, alla dimensione fisica di quanto non fosse abituato io, più legato alla dimensione intellettuale, che nella specie non contava nulla. Comunque il segretario d'aula gli andò vicino e disse: guarda Sicolo, qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi. Qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi. Quando finisce la seduta, vai da quei due, gli offre un aperitivo e le chiudete lì. Allora si obbediva e Sicolo lo fece. Però quella fu la mia prima lezione, grande lezione di politica. Qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano così. Guardi, questa è una chiave fondamentale del parlamentarismo democratico. Solo che vedo che difficilmente questa cosa entra in gioco nella contemporaneità. Il fatto che la politica sia un luogo dove si parla con quelli che non la pensano come te, anzi, quelli che non la pensano come te non bisogna parlarci. Perché magari altrimenti se pare sia un traditore. No, a me capitò. Mi sembra banale persino, quando Berlusconi ebbe dei guai davanti alla giunta e autorizzazione a procedere, io dissi: ma la diritto a difendersi come chiunque altro, perché no? Siccome alcuni dei componenti avevano già detto: noi voteremo che lui sia rinviato, eccetera. E dissi: ma scusa, non avete ancora leggete i documenti prima. E quindi magari avete ragione voi, però fatelo come dire, non sulla base di un pregiudizio, ma sulla base di un fatto reale, no? La cosa non fu apprezzata particolarmente. Devo dire che la cosa più lieve che mi accadde è che mi rovesciano la bottiglia d'acqua in testa ad una festa dell'unità. Non era apprezzamento, non era un battesimo, era un'altra cosa. Quindi voglio dire, il problema della persuasione è un grande problema oggi, a mio avviso, è l'etica della persuasione. Credo che l'università vale lo stesso. Invece se ci sono alcune materie dove c'è dubbio piuttosto che le certezze, dove il confine è incerto e labile, alla fine e la società induce. Guarda, io credo che dovremmo riflettere bene su che cosa produce l'attuale sistema capitalistico, dove le tue qualità sono nella misura in cui tu puoi rendere un servizio, come dire, monetizzabile, e trai moneta da quello che fai. Il resto conta abbastanza poco. E noi dobbiamo misurarci costantemente con questo tipo di cultura, che è stata molto, molto progressiva. E guardi, se guardate un attimo la pubblicità, tempo fa mi aveva colpito la pubblicità di un amaro, che era fatta così. Forse lei Paolo non se lo può ricordare, forse il professor Sgarri, il professor Pugliesi, sì. Okay, c'era un camion che portava un cavallo, cioè un camion si rovesciava e il cavallo andava giù. Sì, c'erano i primi piani sul cavallo, i primi piani sui polsi di rivi di chi tirava sul cavallo, e dopo si bevevano Campari, o non mi ricordo cos'era. Ma che fine aveva fatto l'autista del camion? Nessuno se lo chiedeva. Nessuno era solo l'autista.
Perché? Perché bisognava valorizzare un certo di prodotto e se tiravi su un uomo valeva abbastanza poco, se tiravi sul cavallo la cosa era più... Se oggi guardate la pubblicità delle automobili, è basata sulla libertà. La pubblicità televisiva è libertà di scegliere, cioè scegliere tra quei 5 canali. Sono come la trasformazione di dei concetti fondamentali del sistema democratico che vanno un po', dobbiamo rendersi consapevoli di questo, che il sistema capitalistico, grazie a questo tipo di sistema capitalistico, il tubo capitalismo così spinto, come dire, alle sue estreme conseguenze, cosa fa? Prende un valore della società e lo adatta. Ma questo non è che sia pieno, ma dobbiamo sapere che è così. Dobbiamo sapere che la libertà non è a prendere quella macchina piuttosto che un'altra. La libertà è un'altra cosa. E così la possibilità di scegliere è un'altra cosa. Ecco, io credo che dobbiamo essere in guardia contro le manipolazioni dei grandi concetti, dei concetti fondamentali di un vivere civile. Che quel processo è da tempo in corso. È sempre più frequente. L'identità basata su quello che hai, su come ti vesti, sono cose, una fascia grande della popolazione ci crede, che tu devi avere, no? Devi necessariamente avere quel tipo di oggetto, quel tipo di scarpa, quel tipo di cose, e così. Quindi a me pare che il problema che le poneva, che la società, come dire, non ti stimola, qualche se non capito male, proprio era questo il suo concetto. Sì. Misurarsi, non aiuta appunto. Non aiuta, ecco. Ma non aiuta perché non stiamo cioè se il sistema è questo, stiamo attenti ad aiutare qualcuno, questo che fa. Se mi permette del racconto, mi viene in mente quello che raccontò un dirigente comunista, Torturella si chiama, adesso ha più di 90 anni, che era un uomo di grande intelligenza e anche di grande utilità. Disse questo: sai come avviene il ricambio dei quali dirigenti nell'impero comunista? Ciascun dirigente si sceglie come collaboratore un po' più scemo di lui, perché altrimenti quello gli fa le scarpe. Però ad un certo punto il dirigente è talmente scemo che non capisce che quello che ha preso è più intelligente di lui e quello gli fa le scarpe, così c'è la rotazione dei quali dirigenti. Questo era un modo, come dire, molto banale, devo dire. È ben conosciuta anche all'interno dell'università. Sì, è vero. Sì, confermo. No, devo dire, quindi il problema che abbiamo è quello di interpretare bene il reale e dal punto di vista di chi ha il compito di docente di dare gli strumenti per il reale. La cosa di fondo, poi ciascuno farà l'uso che riterrà e lì c'è la libertà, però oggi abbiamo, credo, un forte bisogno di dare strumenti di lettura, di interpretazione. Grazie mille. E io vorrei chiudere solo con una cosa, una piccola domanda anche per gli studenti e le studentesse. Lei si è laureato nel 1963. Il 1963 segna per la storia d'Italia un anno un po' difficile anche rispetto alla carriera che lei ha deciso poi di intraprendere. Perché ricordiamo che appunto il 30 giugno c'è stata la strage di Ciaculli e poi in certo senso ha segnato anche la sua carriera dopo, quando è stato appunto presidente della commissione. Mi chiedevo, per dare un messaggio anche ai nostri studenti e studentesse, con che spirito ha deciso di intraprendere la sua carriera e nel chiudere questa domanda, in realtà io volevo ringraziarla per i ringraziamenti che lei ha fatto nel suo ultimo libro a noi insegnanti e docenti, perché il messaggio che invito tutti a leggere, anzi magari poi lo posto anche su Facebook, è molto importante perché trasmette appunto l'importanza dell'educazione, della conoscenza, dei valori civili per in un qualche modo il miglioramento della società. Però appunto volevo capire lei con che stato d'animo ha intrapreso la sua carriera, ecco, in quell'epoca difficile, diversamente difficile rispetto a quella di oggi, ma certamente difficile. Ma io temo di deluderla, perché io volevo fare l'architetto, non volevo fare il giudice. Ecco. È solo che l'architettura è una facoltà molto lunga,
e io volevo liberarmi, volevo essere indipendente il più presto possibile, e quindi presi giurisprudenza. La giurisprudenza mi fu un episodio abbastanza divertente, insomma, durante l'università, perché noi portavamo di diritto penale un manuale, quello di Bettiol, che era un manuale di diritto penale molto ideologico, non imparavi nulla dal punto di vista pratico del diritto penale. E poi dopo un libro di Moro, che si chiamava Unità e pluralità di reati, che ha scritto metà in tedesco e metà in italiano, la parte più chiara era quella tedesca. E quindi questa dispensa si crollava, insomma. E un mio amico mi disse, ma tu, Luciano, conosci il tedesco? Io conoscevo bene il tedesco. Tu conosci il tedesco e sai stenografare? Ho fatto un corso di stenografia. Perché sulla base dei seminari che si fanno non facciamo una dispensa al posto del libro, che si deve al posto del libro? E così la vendiamo. E dice, ma guarda, io vendere non sono capace, però la sintesi. E feci uno dei migliori lavori, fu quella, la sintesi di quel libro e così via. Ci compravamo la macchina entrambi, quindi il business andò alla grande. Poi lui se la comprò più bella, quindi ho l'impressione che avesse fatto un po', avesse preso una percentuale maggiore. L'anno dopo mi laureo, Moro mi propone di entrare a lavorare lì, all'istituto. Io dico di sì. Dopo circa un anno ancora, l'usciere mi dice, dottore, il presidente Moro la cerca. Io vado e lui mi dice, senta, non so se lei sa, io non prendo diritti sui miei libri. Dico no, non lo so, ma lo prezzo. Però il mio editore dice che da 2 anni nessuno compra più Unità e pluralità di reati, che era il libro che dovevamo fatto alla fine. E io un po' ipocritamente dissi, sa professore, è un libro un po' difficile, non tutti conoscono il tedesco, non conosce nessuno. E abbiamo fatto una guida alla lettura del testo, era un'ipocrisia, era così. Lui disse, no, non è questo, permette che abbiamo semplificato come guida la lettura. Lui mi dice, no, non è questo, permette che le consegni un insegnamento. Certo. Vede, bisogna distinguere tra semplificare e banalizzare. Chi semplifica toglie consapevolmente il superfluo. Chi banalizza toglie inconsapevolmente l'essenziale. Se vuole può andare. Avevo banalizzato, era questo il senso della cosa. Comunque, dopo allora c'era il concorso per l'assistente ordinario, feci il concorso per l'assistente, nel frattempo erano iscritti in magistratura, avevo superato, ma interessava all'università. Incontrai mia moglie è una delle prime 6 donne in magistratura, che allora faceva l'auditorato a Bari, era venuta all'università, per in biblioteca. La incontrai per caso, chiacchieriamo un po', disse, cosa fai? Ma disse, io faccio l'assistente ordinario. Ma non ti interessa la magistratura? Sì, sì, ho dato gli iscritti, li ho superati, però non mi interessa fare il magistrato. Quindi volevo deludere, non sono partito da bambino dicendo voglio fare il giudice. Dopodiché disse, ma scusa, hai fatto gli iscritti, hai dato gli orari, e poi decidi perché non devi dare gli orari. Poi tanto se fai il magistrato puoi anche studiare, se stai solo qui non puoi fare altro, quindi la cosa mi sembrava, come dire, intelligente. E quindi mi buttai sui libri e in 3 mesi, era luglio quando avevo detto ottobre degli esami, e buttai sui libri, quindi superai il concorso e dopo ci provai a dove mandarci, perché eravamo la prima coppia di magistrati in Italia, non sapevamo dove metterci, perché non era previsto dall'ordinamento giudiziario, che non avevamo parenti, i coniugi non sono parenti. E quindi, insomma, ci sono andati in una grande città e così scegliamo Torino, più io che Giulia, ma scegliamo Torino perché per tanti motivi, anche ideali, insomma, città sobria, seria e così via. Quindi mi sono messo a fare, come vede, insomma, è stato assolutamente... Quindi è stato per amore? Vede, il caso, l'accidente è essenziale, c'è nella vita. L'idea che la vita sia che tutti quanti abbiamo fatto un percorso programmato dall'inizio che ci ha portato, come dire, con meccanismo di causa ed effetto fino al con principi di causalità applicati successivamente a quello che siamo. Non è assolutamente vero. C'è un dato di incertezza, di casualità, di accidente nella vita. E questo è quel bello, il fascino della vita. E devi sapere, quindi non ho avuto, come dire,
una ispirazione da infantile a fare questo, l'ho fatto per caso, mi è piaciuto, devo dire. Quando, dopo che ho fatto alcuni processi di un certo scalpore, il PC di Torino mi chiese di candidarmi, io avevo delle perplessità sul candidarmi, mi piaceva investire sul terreno politico, anche di una forza davvero molto consentanea. Il consenso avuto nel questo tipo di attività, e quindi ero incerto. Un pomeriggio mi arriva una telefonata a casa e una signora mi dice: sono notizia, segretaria dell'onorevole Berlinguer, l'onorevole Berlinguer vuole parlarle. E lui mi disse: senta, so che il segretario della Federazione Comunista di Torino gli ha chiesto di candidarsi nel 76, gli ha chiesto di candidarsi e che lei sia riservato, vorrei sapere se ha scelto. Dissi: guardi, sono molto incerto, perché opto per il no, perché non mi spiegai perché. Dissi: guardi, sono perfettamente d'accordo, perché anch'io, se lei avesse deciso diversamente, le avrei consigliato di riflettere, però lei è giovane, ho tempo a aspettare eventualmente, quindi anch'io avrei, e questo, come dire, mi colpì molto positivamente, devo dire, come tipo di atteggiamento di un uomo politico che sa guardare avanti, insomma. E quindi le vite giudiziarie sono state vite molto complesse. Poi i vecchi pensano che la loro vita sia molto interessante, ma qualche volta la racconto, sbagliato. Io avevo uno zio che ha fatto la battaglia della Bensizza e ogni, non mi ricordo quale giorno, ci spiegava ogni anno come era andata la battaglia della Bensizza. Dopo la seconda volta, insomma, no, basta, quindi è bene non eccedere nei ricordi. Ti ringrazio moltissimo. Mi ha fatto piacere stare con voi. Grazie per il suo tempo, è stato gentilissimo. Complimenti. Arrivederci. Arrivederci, a presto, arrivederci.